Buonasera, ben ritrovati con Sportivamente. Cominciamo con il Gozzano perché è la domenica della squadra di Walter Viganò, del presidente Fabrizio Leonardi e di patron Alberto Allesina. È durato infatti un solo anno il purgatorio in eccellenza per i rossoblù, che vincendo 3-2 sul campo del Gassino San Raffaele hanno brindato con ben 7 giornate d'anticipo al ritorno in Serie D. Alessio Combi. Eravamo di passaggio, e questa è la scritta che campeggia sulle maglie celebrative del Gozzano, che fa festa sul campo del Gassino San Raffaele. Vittoria per 3-2. Gozzano che è stato anche sotto nella gara. Andiamo a vedere però quello che è successo. Al 26esimo Lunardon entra in aria al suo tiro, però è strozzato e termina sul fondo. Al 31esimo, sugli sviluppi di un corner, arriva il vantaggio. Porro di testa, prima para in qualche modo Cumador e poi lo stesso Porro con una zampata vincente in sacca per la rete dell'1-0. Al 42esimo, nella finale di prima frazione, Milan è fantastico sulla punizione di Nishi, veramente un intervento prodigioso quello del numero 1 del Gozzano. Queste le immagini del primo tempo. Con le immagini andiamo nella ripresa. Al 9 salva alla grandissima Okumador due volte, prima sulla dogana e poi su Fuscello, contropiede al 10 e pareggio di Erbini con un pallonetto davvero pregevole. Al 14esimo il Gassino va addirittura in vantaggio con una rete di Di Masi, primo ottimo lavoro di Erbini, poi Di Masi controlla e insacca all'incrocio dei pali da posizione buona e fa sì che il risultato va momentaneamente sul 2-1, ma il Gozzano c'è, è vivo, e al 34esimo Fuscello con una giocata pazzesca, tunnel in aria e tiro in rete, veramente un gol da vedere e rivedere, la giocata di Fuscello che, con la quale si è liberato del suo avversario e ha depositato poi in rete il pallone del 2-2. Due minuti più tardi, al 36esimo, la dogana trova la zampata vincente sul cross di Fuscello e con questa giocata il Gozzano ha messo il punto esclamativo sul campionato, confermando il pronostico di inizio stagione e approdando al campionato di Serie D. Ora si scatena la festa, i giocatori possono festeggiare e festeggiare il campionato vinto meritatamente e l'approdo nel campionato di Serie D. E ovviamente le immagini della festa, tutte le interviste le potrete seguire nella puntata di Dilettanti per Dire di lunedì alle 20:40. Andiamo adesso con i risultati, poi torneremo in eccellenza del campionato di Serie D. Girone A, d'Ertona, continua la crisi dei Leoni, sconfitti in casa 2-0 dalla Lavagnese. San Colombano Asti 1-2, tornano a vincere dopo tanto tempo i Galletti. Argentina oltre Povoghera 2-2, Sporting Bellinzago, Borgo Manero 3-0 nel derby. Chieri Vado 1-0, giocata sabato. Pro Settimo Acqui 1-0, Sestri Caronese 0-0, Rapallo Bogliasco Val d'Aosta 4-3, Novese Bra 1-1, Borgo Sesia Cuneo 1-2. La classifica di Serie D dopo 28 giornate continua a cambiare. La lepre in questo momento è il Cuneo, torna ad essere la squadra di Iacolino, 55 punti, Caronese 54 con la Pro Settimo e il Chieri, poi il Bra 50 e il Borgo Sesia 49, Sestri oltre Povoghera 48, Lavagnese 44, sale lo Sporting a 43, Argentina 37, Acqui 36, Vado 33, Novese 32, Asti 31, San Colombano 26, Rapallo Bogliasco 25, D'Artona 20, Val d'Aosta 18, chiude il Borgo Manero con 9 punti. Spettacolo e tante recriminazioni per il Borgo Sesia, che all'MLB è stato sconfitto immeritatamente 2-1 dalla Cuneo. Il Borgo Sesia gioca, costruisce palle gol, il Cuneo vince. Questa in sintesi la partita vista all'MLB, dove la squadra di Manzo ha messo sotto per tutti i 90 minuti quella di Iacolino, ma non è riuscita a ottenere punti per la propria classifica. Il Cuneo sblocca la situazione dopo un minuto, calcio d'angolo dalla sinistra, Libertazzi non è impeccabile, Corteggiano ne approfitta e porta avanti i suoi. Al 7° comincia la lunga serie dei tiri e delle occasioni del Borgo Sesia. Piraccini colpisce, la palla però termina alta. Al 15° calcio di rigore per il Borgo, rigore appunto per fallo di mano di Corrotto sul tiro di Marra. Dal dischetto si presenta Gasparli, superlativo balzo di Cammarota che riesce a intercettare la sfera. Al 24esimo il tiro di Albitrez sembra a botta sicura destinato alla rete, ma
a un metro dalla linea, salva un difensore del Cuneo al 26esimo, uscita non perfetta di Camarota che allontana sui piedi di Diglio che però non riesce ad alzare la sfera. Al 30esimo tiro cross di Piraccini, non ci arriva di un soffio per questione di centimetri o se preferite di decimi Gasparri. Al 36esimo punizione di Diglio, la tocca la barriera, Camarota è spiazzato ma la sfera termina fuori per una questione di centimetri. Al 44esimo Gasparri stoppa, converge, lascia partire un gran destro sul primo palo su cui Camarota però è attento. Al 46esimo sbaglia l'uscita Libertazzi e il Cuneo quasi quasi non trova il clamoroso 2-0 nella ripresa. All'11esimo vicinissimo all'1-1 il Borgosesia, la deviazione a colpo sicuro di Piraccini sul cross dalla destra viene salvata di piede probabilmente con l'aiuto del palo da Camarota. Al 12esimo Gasparri a tu per tu con il portiere del Cuneo, bravissimo in uscita a salvare la situazione, il gol finalmente arriva al 14esimo e porta la firma di Gasparri che di prima intenzione indirizza laddove Camarota può solo toccare ma non impedire al pallone di entrare in rete. Al 25esimo vicinissimo al vantaggio il Borgo, colpo di testa di Marra su cross dalla destra di Masella, eccezionale colpo di reni di Camarota che toglie la palla dal gol. Al 31esimo arriva il 2-1 decisivo del Cuneo, Franza approfitta della scivolata di Masella forse spinto dal capitano del Cuneo, si invola verso la porta e scarica un gran tiro che si insacca sotto la traversa. Il Borgosesia ci crede fino all'ultimo e all'ultimo secondo va vicinissimo al 2-2, solo il palo infatti ferma la squadra di Manzo che esce tra gli applausi del suo pubblico ma che deve recriminare chiaramente per le tantissime occasioni fallite. Sempre in Serie D, secondo 3-0 consecutivo dello Sporting, dopo la Lavagnese la squadra di Kötting ha superato nel derby il Borgomanero. Va lo Sporting Bellinzago il derby contro il Borgomanero vincendo sul proprio campo per 3-0. Andiamo a vedere nella cronaca che cosa è successo. Al 10° minuto grande protezione della palla di Massaro, si libera in maniera efficace della marcatura ma il suo piattone è troppo strozzato. Al 1/4 d'ora ancora Massaro protagonista, imbeccato molto bene da Scaldaferro ma il suo tiro è di nuovo preda di Stuccheli. Uno Sporting alla ricerca del gol ci prova con Visconti al 19esimo minuto dal limite dell'area ma una deviazione indirizza la palla in corner. Continuano gli sforzi dei padroni di casa alla ricerca del gol però il tiro di Massaro al 27esimo minuto a potenza ma non precisione. I frutti del lavoro dei gialloblu si raccolgono alla mezz'ora con la saetta di Cilona direttamente sul calcio di punizione che sorprende Stuccheli sul proprio palo e sigla l'1-0. Ci prova il Borgomanero a inizio ripresa con il tiro di Bottone che però viene neutralizzato facilmente da Gilardi. La replica del Bellinzago non si fa attendere, Massaro assiste Visconti ma l'esterno destro del numero 11 è fuori misura. Al 10° minuto Scaldaferro sfonda sulla destra ma il suo tiro viene respinto. Il raddoppio dello Sporting però arriva 2 minuti più tardi da calcio d'angolo con il tocco vincente sotto misura di Massaro per appunto il 2-0 dello Sporting. Si affacciano in avanti gli ospiti al 20esimo ma la conclusione di Lattari da posizione defilata non è precisa. Il trist dello Sporting viene realizzato non dallo Sporting al 21esimo, cross per l'ex Borgomanero Visconti che tocca di testa, un assist per Rogora che però appunto segna nella propria porta il 3-0 per il Bellinzago. Al 23esimo minuto tiro dal limite di Scaldaferro troppo centrale e 2 minuti più tardi incornata di Visconti di poco alta. Gli ultimi assalti sono quelli dello Sporting, anzi sono quelli del Borgomanero. Al 27esimo minuto Terzoni ci prova su calcio da fermo chiamando Gilardi alla gran parata, ultima azione da segnalare sono per i padroni di casa che vanno vicinissimo al poker ma la conclusione di Visconti è troppo angolata. Finale così con la vittoria dello Sporting Bellinzago sul Borgomanero per 3-0. E torniamo ad occuparci di eccellenza, avete visto in apertura il servizio dedicato alla vittoria del campionato del Gozzano. Gli altri risultati, Caselle e Grugliasco 1-0, Verbania Junior Bellese 1-5, Biogliese Ivrea 1-2, Volpiano 9 2-7, Orizzonti Baveno 1-0, Baveno in 10 per l'espulsione di Menaglio, espulsi anche i due allenatori nell'ultimo 1/4 d'ora, Boschetto e Pissardo, Sciarvensu Omegna 1-0,
Porgaro Greville 1-3, Gassino Gozzano come abbiamo detto e visto 2-3, Santià Barale Pombia 1-1. La classifica di eccellenza dopo 27 giornate, il Gozzano con 72 punti è promosso con 7 giornate d'anticipo più 22 sulla coppia formata da Agreville e Ivrea quota 50, quindi 9, Baveno e Volpiano a 47, Varallo Pombia 46, Orizzonti 45, Santià 39, Gassino 36, Borgaro 31, Junior Biellese 29, Caselle 26, Charvenceau 25, Biellese 23, Omegna 22, Grugliasco 17, chiude il Verbagna con 15 punti. Andiamo adesso nel campionato di promozione per scoprire insieme quelli che sono stati i risultati di questa giornata, una giornata che ha visto la vittoria della prima della classe Virtus Cusio, prima però il pareggio tra Bollengo e Dufurvarallo per 0-0. La Virtus Cusio passa 3-1 contro il Ceversama, Dormeletto Lecce 0-0, Piedi Molera, Juve Domo 2-2 nel derby, Stresa Cameri 2-0, Fulgor Valdengo Leggio 0-2, Romentinese Cossato 1-1, Gattinara Ponderano 0-3. Classifica di promozione dopo 23 giornate. Virtus Cusio 50, Juve Domo e Stresa 45, dunque allunga di due preziosissimi punti la squadra del presidente D'Onofrio. Romentinese e Alicese 41, Cossato 39, Piedi Molera 34, Ponderano, Bollengo e Dormeletto 30, la zona calda con Dufurvarallo, Oleggio 25, Gattinara 21, Cameri 20, Fulgor Valdengo 18, chiude il Ceversamma con 17 punti. Andiamo a Piedi Molera per il derby pirotecnico 2-2 tra Piedi Molera e Juve Domo. Finisce 2-2 l'attesissimo derby del campionato di promozione tra Piedimulera e Juve Domo. Due gol nel primo tempo nel Piedimulera, due gol nella ripresa della Juve Domo che si fissano il risultato finale. Ma andiamo in cronaca a vedere le azioni salienti. Dopo 6 minuti ci prova la Juve Domo con un piazzato di Marco Fernandez con Amodei che mette in angolo. Al 15° è ancora la Juve Domo che si fa vedere con un debole tiro di Puzzello. Al 18° ci prova Elka che sarà uno dei protagonisti della partita, la sua punizione finisce larga. Al 21° occasione per la Juve Domo con un palo colpito da Sonci sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Leto Colombo. Al 24° il Piedimolera in vantaggio, un pezzo di bravura di Alessandro Elka che su contropiede riceve la palla e da posizione defilata mette un missile sul secondo palo che manda in vantaggio il Piedimolera. 3 minuti dopo, al 27° la Juve Domo prova la reazione con una volée di Marco Fernandez, ma la volée non trova lo specchio della porta. Al 29° altra occasione ospite con Leto Colombo che da fuori area colpisce il palo, poi proprio l'attaccante Riccardo Poin è fuori gioco e l'azione sfuma. Un minuto dopo è ancora poi a farsi vedere con Amodei che mette in angolo, al 39° arriva raddoppio, altro pezzo di bravura di Elka che entra in area, sterza, trova il palo lontano e mette la rete del 2-0 per il Piedimulera. Nella ripresa riapre subito la partita la Juve Domo, dopo 2 minuti c'è un calcio di rigore per mano in area di Ferrara, sul dischetto si presenta Leto Colombo che è freddo nello spezzare Amodei. Al 13° va vicino al terzo gol il Piedimulera in una mischia in area, ma Andrea Fernandez non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 17° la Juve Domo si fa vedere, c'è una bella chiusura di Mammucci sulla diagonale difensiva. Al 29° Elka chiama alla parata Zenone, poi anche 2 minuti dopo l'attaccante del Piedimulera calcia, ma la sua conclusione è alta. Al 34° ci prova Puzzello con un tiro, ma la sua conclusione viene messa appunto fuori. Al 39° sul cross di Puzzello va col colpo di testa a botta sicura Marco Fernandez, è bravo Amodei nella respinta. Poi al 39° arriva il pareggio sulla palla dentro di Puzzello, di piede Marco Fernandez sigla la rete del 2-2. Ci provano poi ancora in un paio di circostanze la Juve Domo con 2 calci di punizione di Puzzello e Leto Colombo, ma non trovano la porta. L'ultimissima occasione della partita è per il Piedimulera, ma anche la punizione di Elka è alta. Finisce così 2-2 il derby tra Piedimulera e Juve Domo. Adesso ci spostiamo alla Forlano per la vittoria all'inglese 2-0 dello Stresa contro il Cameri. Giulia Polloli. Finisce 2-0 per lo Stresa la partita giocata al Forlano contro il Cameri. Partita dedicata a Luca Ambrosiani che ha dovuto lasciare i compagni all'ora di pranzo per dei problemi familiari. A Luca chiaramente e alla sua famiglia vanno tutto il grosso abbraccio dello Stresa. Partita che inizia con la discesa in campo anche del settore giovanile dello Stresa che accompagna le due squadre agli ordini degli arbitri. Andiamo in cronaca.
Al decimo il Cameri va in avanti con Petrone che prova il tiro dalla distanza, ma Barantani è pronto alla parata. Al ventiduesimo Dolce Mascolo si fa spazio tra i difensori del Cameri e va al tiro, che però viene ribattuto dalla difesa. Al trentacinquesimo punizione di Dugnani dalla destra, la parabola sul dischetto è intercettata di testa da Faraci che schiaccia in tuffo, ma la sfera si alza sopra la traversa. Al 39esimo Petrone dalla bandierina mette in mezzo, Leo tocca per Marchiando che va al tiro, ma Barantani è pronto. Al 41esimo Petrone va al tiro su assist di Dejà, la palla però finisce alta. Passiamo alla ripresa. Il gol dello Stresa arriva al 23esimo. Lanza tira un calcio di punizione che trova Cosentino sulla sinistra, l'attaccante dello Stresa si accentra e crossa in mezzo dove Faraci trova il tapin vincente. Il raddoppio arriva al 47esimo quando Lipari, servito da Dugnani, salta Bonpan e con freddezza scaglia un tiro che finisce nel 7 della rete difesa da Corciolani per il definitivo 2-0. Eurogol dunque di Lipari, campionato di prima categoria, giornata, l'avevamo detto in sede di presentazione, che poteva riservare delle sorprese ed essere importante sia in vetta che in coda, così è stato. Vallestrona Briga 4-1, Premosello Momo 3-3, Virtus Villa torna a vincere, la squadra di Pratini 1-0 contro il Romagnano, Ornavassese Vogogna 1-0, Feriolo Sinergi 0-2, Arona Crevolese 2-1, Suno Accademia 3-2, Castelletese Fomarco 0-1, si riapre dunque la lotta per la promozione diretta, Accademia 57, Fomarco 52, quindi Suno a 44, Sinergi 38, Castelletese 36, Vogogna 34, Arona 33, Briga 32, Ornavassese 31, Virtus Villa 29, Crevolese Vallestrona 27, Feriolo 24, Conida Romagnano, Uomo 15. Chiude il Premosello con 12 punti, andiamo a Suno per la vittoria 3-2 dei padroni di casa contro la capolista Accademia Borgomanero. È successo tutto nei primi 45 minuti. Maurizio Ferlaino. Il Suno fa su il big match di giornata e batte la capolista Accademia con un 3-2 in rimonta. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Al quinto minuto in gol subito l'Accademia. Passaggio di Rinaldi sulla tre quarti, perfetto per l'inserimento di Andreolli fra i due difensori centrali. Andreolli si invola verso la porta difesa da Savoini, diagonale preciso che si insacca sul palo lontano. L'avvio di gara è veramente molto vivace. Al settimo l'Accademia ha già l'occasione per raddoppiare, cross dalla sinistra di Ganci sul secondo palo per Rinaldi che di testa cerca il pallonetto. Palla di poco alta. Il gol del raddoppio è maturo e al decimo arriva sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla centrale per Valsesia che da fuori aria fa partire un tiro non potente ma calibrato con il contagiri che si insacca nell'angolino alla destra di Savoini. Al dodicesimo si affaccia il Suno, cross dalla destra di Soro per Bobice che di testa manda di poco a lato. Al diciassettesimo è l'Accademia, calcio di punizione dal limite, si incarica della battuta Rinaldi, il suo sinistro a giro viene messo ottimamente in tuffo in angolo da Savoini. Al diciannovesimo è ancora Accademia, palla che balla in area di rigore dopo un'uscita a vuoto di Savoini, a porta vuota non riescono a far gol prima Ferraris e poi Bogogna e Crini alla fine respinge. Al ventesimo ancora l'Accademia cerca di chiudere la partita, altro tiro insidiosissimo di Valsesia, Savoini però distinto smanaccia. Al ventunesimo si riapre la partita, fallonetto di Fontaneto su Imbro appena dentro l'area, si incarica della battuta lo stesso Imbro, palla sotto l'incrocio dei pali dove Cattaneo non può arrivare. Al venticinquesimo arriva immediatamente la replica dell'Accademia, calcio di punizione dalla tre quarti, Valsesia con le tre dita impegna Savoini che toglie la palla da sotto la traversa e smanaccia in angolo. Al trentesimo, occasione Suno, girata dal limite di Imbro, debole e facile per Cattani. Il gol del pareggio è maturo, al 33esimo arriva. Cross dalla destra per Valsesia che tutto solo in area di rigore colpisce di testa debolmente. Palla che non sembra rappresentare un pericolo che Cattaneo che però gli sfugge dalle mani. Il più lesto di tutti ad arrivare è Bobice che tocca appena e insacca. L'Accademia va in bambole, al 35esimo subisce il gol del sorpasso, ingenuità di Elvini che sbaglia il passaggio, si inserisce Valsesia che controlla e salta in velocità Guidetti, controlla di nuovo, forse con un braccio da qui, le proteste dei rossoblu e con un preciso pallonetto scavalca Cattani.
Al 40esimo l'occasione per l'Accademia per ritornare sul risultato di parità. Calcio d'angolo dalla destra di Rinaldi, inserimento perfetto di Ganci proprio al limite dell'area piccola, che manca di poco l'impatto con la palla, sfiora appena il pallone che scivola a lato di un soffio. Se il primo tempo è vivacissimo, nella ripresa sono davvero poche le occasioni da gol. Solo al 21esimo per il Suno, palla vagante in aria raccolta da Imbrò, che tenta un improbabile pallonetto, parata facile da parte di Cattaneo. Per l'Accademia la situazione si complica notevolmente al 29esimo della ripresa, quando viene espulso Poletti perché reagisce a un fallo di Crini, Crini che viene anche ammonito. Al 40esimo l'ultima occasione della gara capita sui piedi del Suno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gran tiro dal limite di Soro, palla di poco alta sulla traversa. È partita davvero molto molto bella, l'Accademia inciampa, ne approfitta il Fomarco che vince 1-0 al Pierino Rioli di Castelletto. Andrea Paleari. Vince il Fomarco qui al Pierino Rioli di Castelletto Ticino, si impone per 1-0, un successo che però ha visto qualche polemica. Andiamo con quelle che sono le azioni principali. Dopo 6 minuti Bini aggira due giocatori, entra in area e calcia in porta, ma Alioli si salva. 5 minuti dopo Marcai entra in area di rigore e viene anticipato però al momento del tiro. È una buona castellettese, anche se al 34esimo c'è un calcio di rigore per il Fomarco, c'è un fallo in area ticinese, si incarica della battuta Simone Margaroli che però fallisce la conclusione. 2 minuti dopo, buona azione invece per la castellettese, Ningue che prova la conclusione. Il pallone poi viene respinto da Alioli, sulla ribattuta viene atterrato Marcai, l'arbitro lascia correre, sono vibranti però le proteste per un possibile calcio di rigore. Passiamo quindi al 42esimo con il vantaggio del Fomarco, girata di Mariano sul palo, quindi Margaroli riprende la sfera e di potenza in sacca. Andiamo nella ripresa, dopo 2 minuti punizione di Marcai e parata in tuffo di Alioli, ancora Castellettese 3 minuti più tardi, Alioli prodigioso prima su Ningue e poi su Marcai. Al 14esimo il Fomarco resta in 10, viene espulso Nino per fallo da ultimo uomo, quindi al 20esimo Margaroli va al tiro, respinge Mira, prima testa fallisce, una buona occasione. Al 28esimo c'è ancora Margaroli che va al tiro, ma Mira c'è, traversa piena ancora di Simone Margaroli al 32esimo direttamente su calcio di punizione. Al 43esimo se ne vanno le ultime speranze per la Castellettese di pareggiare, punizione di Calone, Peter King di testa mette fuori da buona posizione. Punteggio finale Castellettese 0 Fomarco 1. Ora il campionato di seconda categoria, dove avremo tra l'altro anche una partita da farvi vedere: Verona Armeno 2-1, Maggiora Mergotese 0-3, Monte Cresese Comignago 0-0, Riviera Lorta Victor Inter 3-0, Agrano Cristinese 2-0, Inter Farmaci Volunte Assuna 3-2, Varzese Maranese 1-2. Classifica di seconda categoria, campionato equilibratissimo: Maranese Riviera 41, Agrano Inter Farmaci 39, Varzese 33, Comignago 32, Veruno 25, Cristinese 23, Maggiora 21, Mergozese 20, Monte Cresese Armeno 19, Volunte Assuna 10, Victor Intra 6. Andiamo a Baveno per la vittoria nel finale dell'Inter Farmaci 3-2 contro la Volunte Assuna. Torna la vittoria all'Inter Farmaci che supera 3-2 la Volunte Assuna al termine di un derby bello e spettacolare. Dopo 2 minuti, punizione della prova, testa di Colombo, palla fuori di poco. Al 5esimo Geneselli lancia la prova che costringe Tavolazzi alla palata a terra. Al 23esimo ci provano ancora i padroni di casa, cross di la prova per Girgenti che in girata non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo, Inter Farmaci in vantaggio, assist geniale di Colombo per Cadri che sigla il gol del vantaggio. Passano 5 minuti e nessuno prova a reagire con Guidetti, tiro di poco alto sopra la traversa. Alla mezz'ora ci prova ancora nessuno con Salmi, azione personale dell'Erz Virtus Cusio che costringe Pocaterra alla presa. Al 42esimo occasionissimo per gli ospiti, Tabarini per Tibaldi che da pochi passi calcia alto. Nella ripresa al 15esimo fallo di Paris su Tibaldi, il secondo giallo per lui e Inter Farmaci in 10 uomini. Passa un minuto, lancio di Pocaterra per Colombo, pallonetto fuori di un soffio. Al 23esimo punizione di Fronzi, palla alta di poco. Il pareggio del Suna al 25esimo, angolo di Fronzi per Salmi che trova il gol dell'1-1. Situazione completamente ribaltata 9 minuti dopo. Cross di Schepis per la testa di Moccattini che vale il 2-1 Suno. Al 38esimo Tibaldi vede Pocaterra fuori dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto. L'estremo di casa fa un passo indietro e riesce a smanacciare in calcio d'angolo.
al 40esimo il pareggio dell'Interfarmaci, cross di Crotta, testa di Oliva, il 2-2 cosa fatta, ma le emozioni non sono ancora finite perché al 47esimo punizione di Geneselli e testa di Crotta per il 3-2 definitivo dell'Interfarmaci. E chiudiamo con il campionato di terza categoria, San Pietro, Fondo Toce 2-0, Canovese Proviggetto 4-0, Megolo Boca 6-1, Beurese Casale 2-1, Lesa Sporting Borgomanero 2-0, Oleggio Crodo 0-0. La classifica di terza categoria, San Pietro 37, Casale Cortecerro 29, Crodo 28, Oleggio Castello 27, Megolo 25, Lesa 22, Sporting Borgomanero e Fondo Toce 21, Canovese Beurese 17, Proviggetto 14. Chiude il Boca con 5 punti. Per quanto riguarda il volley, vittoria al tie break della Igor nello scontro al vertice contro la Liugio Modena 3-2 per la squadra di Luciano Pedullà, 25-23, 25-11 primi due set per le novaresi, 19-25, 19-25 per la squadra di Alessandro Beltrami. Poi alla tie break la Igor si è imposta 15-13. Vi ricordo che era ferma la pallacanestro per le Final Four di Coppa Italia da Serie C fino alla 2 gol. Con questa notizia noi chiudiamo. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con i programmi di Vice Azzurra TV. Alle 20:40 circa il derby Piedimulera Juve Roma.